Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi vi andrò a parlare di un accessorio quasi fondamentale per tutti voi. È stato recensito e pubblicato da altri canali, però ho voluto portarvelo anche sul mio canale dopo averlo testato. E quindi oggi vi farò vedere lo zaino migliore che attualmente si può acquistare per andare in giro in moto. Sto parlando di uno zaino che tutt'oggi penso sia il più acquistato nello store appunto dedicato, che è XL Moto. E visto che in questo tempo che dobbiamo stare a casa e video all'aperto non si possono fare, volevo mostrarvi il mio personale zaino XL Moto nel look carbon ed andarvi a esporre sia i pregi e i difetti di questo zaino. Questo è il mio XL Moto in stile carbon, molto molto racing diciamo. Vi vado a dire velocemente una specie di scheda tecnica del prodotto. A primo sguardo si nota che è un zaino aerodinamico, perché va proprio a calzare sulla vostra schiena. Resistente all'acqua, quindi se beccate la pioggia in moto non vi preoccupate che lui resiste senza alcun dubbio. Ha un design accattivante, è fatto di un materiale semi rigido, quindi sotto questo strato di simil carbonio abbiamo del policarbonato che rende il tutto semi rigido, va a proteggere ciò che c'è dentro. Comodissimo da indossare, adesso lo indosso così potete notare, va proprio a calzare a pennello, ovviamente regolabile dalle bretelline che abbiamo qua davanti. Abbiamo diverse modalità di regolazione, ossia questa qua, che è anche una seconda che viene messa qua sopra e viene legata a questa altezza. Io l'ho tolta per comodità mia, però insieme allo zaino vengono forniti, quindi state tranquilli. In aggiunta io ho richiesto il portacellulare, eccolo qua, quindi si va a posizionare nell'apposita fettuccia, quindi abbiamo sempre il cellulare sotto mano. Ha una capienza di 24 litri. Esternamente abbiamo queste grafiche che riportano appunto il marchio dello store in cui viene venduto questo zaino, che sono catarinfrangenti, quindi un punto a favore per la sicurezza. Misure 51, 35, 13 per questo zaino. Un peso di 748 grammi. Molto comodo anche per il fattore antifurto, che molti di voi magari non ci hanno pensato subito. È un buon antifurto, nel senso che quando si va, come ho fatto io, in molte fiere, si ha sempre paura, soprattutto per noi che facciamo video, foto, si ha molta paura di avere tutto nello zaino, nostra attrezzatura, ossia videocamere, microfoni eccetera. Abbiamo paura che comunque qualcuno possa mettere la mano in una tasca esterna e rubare il contenuto. Invece con questo guscio qua è tutto protetto, perché l'apertura dello zaino è solo nella parte posteriore, quindi solo voi avrete la possibilità di aprire la tasca dello zaino. Dentro abbiamo comunque una cucitura che permette di essere resistente all'acqua, e quando andiamo ad aprire abbiamo varie tasche, due reti, il porta laptop volendo e un pratico gancio. Si può andare a appendere appunto dove uno meglio desidera. Molto ampio all'interno, io ci ho fatto stare veramente tanta roba. Se vogliamo dire un difetto degli interni è che dentro non ha nessuna tasca con cerniera, quindi se abbiamo qualcosa di, che ne so, le micro SD, qualcosa che può essere piccolino, le batterie, qualcosa che non vogliamo che vada perso in mezzo allo zaino, specialmente in mezzo a tutte le altre cose, non possiamo isolarla. Quindi consiglio di comprare delle buste trasparenti o dei sacchettini da mettere dentro. Questo è un difetto che secondo me dovrebbero migliorare. Se vogliamo dire un altro difetto è quello che se viene caricato troppo, tra virgolette male, qua al centro, ossia proprio dove va a battere la vostra schiena, si vedrà comunque un rigonfiamento, una specie di gobba che andrà a comunque a pesare sulla vostra colonna vertebrale. Io consiglio, se volete, di ovviare il problema con un cartoncino rigido. Lo mettete qua al centro dove andrebbe il notebook,
così il peso del carico sia ben distribuito sulla vostra schiena. Comunque anche senza cartoncino io l'ho usato per parecchio tempo, facendo anche qualche passeggiata anche in mezzo alla neve, ed è comodissimo da portare in giro. Il peso è ben distribuito a differenza degli altri zaini, quindi uno può tenerlo addosso tutto il giorno che neanche si sente, ed è veramente veramente un prodotto che serviva a tutti noi, sia motociclisti che non, che lo consiglio veramente anche a chi va a farsi la passeggiata o fa altre attività. Non c'è solo la colorazione carbon come quella che ho preso io, e ci sono anche altri colori, ad esempio il nero, il giallo. Comunque sul sito che vi lascio qua sotto in descrizione ci sono tutti i colori. Questo zaino che vedete al momento è in offerta $29,99 più spese di spedizione. Penso che per lo zaino che è sia un prezzo più che buono. Invece per i colori, ad esempio il nero, è in offerta, se non sbaglio, $9,99 più spese di spedizione. Penso che meriti andare a fare un giro nello store, perché come questa hanno molte molte altre offerte. Premetto che questo video non è sponsorizzato da XL Moto, era solo un modo per consigliarvi un prodotto che a parere mio è un prodotto che merita di essere acquistato. Cos'altro dire? Spero che vi siano piaciuti questi pregi e difetti. Se avete qualche dubbio o curiosità scrivetemi pure qui sotto, e se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo in un prossimo video sempre qua su LP One Life. Ciao ragazzi!